Campagna elettorale sempre più accesa del Mignano in vista dell'11 giugno, quando la città dovrà decidere su chi dovrà essere il prossimo sindaco fra Marcucci, Pontecorvo e Martino. Quest'ultimo, che non le manda a dire, e spiega nei dettagli gli accordi che ci sarebbero stati fra gruppi influenti per la costituzione delle liste e sulle fughe dei candidati da una lista all'altra all'ultimo momento, prima del termine ultimo della presentazione. Allora, si parlava di ben 6 liste dal Vignano, ci sono state possibilità di accordi, però poi alla fine che cosa è successo? Allora, noi nasciamo come piattaforma programmatica per dare voce alle istanze dei cittadini e abbiamo dato vita ad un comitato Insieme per Crescere che poi ha dato alla luce la lista civica Il Coraggio di Cambiare. E ce ne voleva di coraggio, proprio perché il paese è abituato alle solite logiche di potere che portano poi alla formazione delle liste, e quindi volevamo in qualche modo rompere gli schemi e abbiamo deciso di non scendere a compromessi e quindi non abbiamo accettato gli accordi che ci sono stati proposti dai soliti notabili del paese che ripropongono la solita ad ogni tornata elettorale. Quindi avete ritenuto opportuno fare una squadra vostra? Sì, una squadra nuova, anche perché la gente chiedeva proprio questo, soprattutto la figura del sindaco, una figura nuova che potesse attraverso un diverso modo di avvicinarsi al cittadino, perché questo è mancato, il rapporto con la gente. E noi facciamo questa intervista ad campagna elettorale ormai avviata, quindi le posso dire che ai cittadini questo è mancato, il rapporto con chi amministra. E quindi volevamo creare una compagine che potesse, ripeto, rispondere a queste esigenze. È una compagine formata prevalentemente da giovani? Sì, da figure nuove. E, diciamo, questo era il miglior modo di dare risposta a queste richieste pressanti anche dopo le note vicende giudiziarie, quindi volevamo rispondere in maniera concreta a questo tipo di esigenza. E le posso dire pure che sto facendo campagna elettorale porta a porta, proprio perché devono sentire, il cittadino deve sentire la presenza anche del candidato sindaco, e stiamo raccogliendo dalla campagna elettorale, le ripeto, quelle che sono le istanze che vanno nel senso di dare le dico subito, un sindaco che non si faccia influenzare dai compromessi necessari per le elezioni, e quindi un cittadino che appunto scende a patti come c'è stato per essere eletto rimarrà sempre una marionetta nelle mani degli altri. E le posso dire, per quanto riguarda le altre compagini, che da una parte c'è Pontecorvo, che è stato che è appoggiato da Di Costanzo, e l'altra, Marcucci, invece si presenta al paese con un accordo fatto con Bove e con l'ex consigliere comunale Sergio Romano. Sergio Romano, ok. Volevo invece chiederle qual è, in caso di vittoria elettorale, il tema che tratterà subito, e perché magari lei pensa che da Vignano ne abbia bisogno. Sì, le dico che vogliamo riportare al centro della nostra attività amministrativa il cittadino. Quindi l'attività programmatica è stata impostata proprio in funzione di questo, perché è importante proprio il rapporto che il cittadino deve avere con l'amministratore, e deve comportarsi da un buon padre di famiglia, quindi è fondamentale ripristinare questo rapporto che si è purtroppo nel corso del tempo
Ecco, lei adesso ha la possibilità di inviare un messaggio ai lettori. Che cosa vuole dire in modo molto sintetico? Di guardare a questo, che non abbiamo fatto accordi con nessuno, non siamo scesi a compromessi, e così come ha sottolineato in un manifesto che poi è stato affisso pochi giorni fa il Laboratorio delle Idee, che parlava proprio della mancata presentazione da parte loro di una lista civica, perché c'era stata la fuoriuscita di giovani che in qualche modo sono stati gestiti da chi tirava le fila e li ha portati in altre liste, e soprattutto facevo riferimento alla lista di Bove, alla lista, di Marcucci, che con l'accordo di Bove è riuscito a completare la propria compagine. Da Alvignano è tutto, Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it.